Marta Guarnieri è il mio personaggio, io sono una new entry. Sorellina, lui è il mio caro amico Vittorio Conti. Vittorio, lei è Marta. Lietissimo. Lieta di conoscerla. È una ragazza ribelle, è anticonvenzionale, odia le regole, il bon ton, ed è una ragazza che punta ad avere una sua indipendenza. Infatti lascerà poi la sua casa, perché vuole trovare una sua realtà, un suo lavoro, e lo farà grazie alla passione che ha per la fotografia. Scordatelo. Scusa? Mi pare di non aver capito bene. Non è adatto a me, zia. Non mi corrisponde e non intendo metterlo. È il vestito perfetto per l'occasione. Il Paradiso delle Signore, per fortuna, non è una serie che parla soltanto di intrecci amorosi o di una boutique di vestiti di alta moda, ma affronta diverse tematiche. Vedremo appunto il tema dell'immigrazione, una famiglia che dalla Sicilia arriva a Milano e per trovare fortuna, come si faceva una volta appunto negli anni 50, dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché la gente aveva voglia proprio di riprendere in mano la propria vita. E poi c'è il tema dell'emancipazione, che è il tema che toccherà soprattutto il mio personaggio. Nel 47 appunto siamo riuscite ad ottenere il diritto di voto, per cui siamo donne emancipate, donne che hanno voglia di combattere, di vincere altre battaglie, quindi ci sarà questo tema molto, molto forte. Tu sei mia e fai quello che voglio io, hai capito? Padre, io mi sto... Hai sentito cosa ti ha detto Asimov? Infatti sarà proprio la fotografia il punto di contatto con il Paradiso delle Signore, perché Vittorio Conti, insomma, verrà a conoscenza di queste foto e vedrà attraverso queste foto un vero e proprio talento, per cui le chiederà di lavorare insieme, di allestire magari le vetrine del Paradiso con le sue fotografie. Per cui Marta Guarnieri ci andrà, chi lo sa, lo vedremo insieme da lunedì 10 settembre. Ne è valsa la pena? O ti sei pentita di avermi lasciato le tue foto? Così mi metti un po' in difficoltà. Io non volevo dirtelo, ma se devo essere sincera... Devi. L'allestimento è stato splendido.